Io ho avuto la possibilità di frequentare un mondo intellettuale di poeti, scrittori e anche cantanti, autori che adesso sarebbe molto difficile ricreare, perché allora la discografia era diversa, aveva una caratura diversa, aveva una profondità. Vado bene per la destra, per il centro e la sinistra, ho il monologo assassino. Perché quando parlo ghigno. Dal derby, lo storico locale milanese, passando per lo Zelig, l'amicizia con Gaber, le collaborazioni con Iannacci, 44 anni di carriera di Gian Gilberto Monti, chansonnier e compositore, convergono nel suo nuovo album. Paese di piazzisti, ai saldi siamo rovinati. Autore teatrale, lui che sul palco c'è stato persino al fianco di Dario Fo. Dario mi chiamava il cantante per deridermi in qualche modo. L'unica volta mi ricordo una replica che a me è scappato un sorriso e lui mi ha insultato nel camerino per minuti, ha detto tu non devi ridere, ride il pubblico, vedi che non capisci niente, sei proprio un cantante. Scivolo in incognito, mi chiamano tipo. Insieme a Mauro Pagani, Gian Gilberto scrisse La mia razza, canzone che proposero a Mia Martini. All'inizio i discografici non è che fossero molto contenti, non so come mai, e poi Mimì invece voleva assolutamente quel pezzo e poi non... C'è stato un momento di lungo silenzio e dopo mesi c'era La mia razza, aveva chiamato il disco intero, cioè l'album, con il titolo della canzone e per me è stato un grande onore. È la mia razza, questa gente pazza, che vive come non avesse età. Io canto questa canzone e dico sempre che a me Mia Martini mi ha portato molta fortuna, che orecchie per intendere intenda.